Neri, eccoci qua. Siamo di nuovo insieme. Io sono Fabio Mattis, sono il curatore, l'ideatore, il factotum di questo podcast che si chiama We Are The Net. Di cosa ci occupiamo in We Are The Net? Beh, insomma, io provo a raccontare un po' il mondo digital dalla mia esperienza. Io sono un consulente informatico freelance da tanti anni, dal 2002, e un po' di esperienza me la sono fatta. Ho un blog che si chiama We Are The Net, che raccoglie post dal 2007, e con questo podcast voglio fare un'evoluzione della parola scritta. Dove puoi trovare tutte le puntate di We Are The Net? Ma è abbastanza semplice, le puoi trovare andando sul sito wearethenet.it. Da lì ti si apre il player, l'ho messo proprio anche in testata. Se stai guardando l'ultima versione, ottobre 2018. E lì tutti i vari collegamenti con iTunes, YouTube, TuneIn, Spreaker, Spotify, insomma tutte le piattaforme che distribuiscono questo podcast. La puntata di oggi è dedicata a un argomento che forse non tutti hanno ben chiaro. Me ne sono accorto facendo i corsi. La puntata di oggi si intitola I risultati organici e andremo a parlarne subito dopo l'immancabile sigla. We Are The Net, diario di un consulente informatico freelance e dei suoi mondi. Pam 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 paranana. Ringrazio sempre la banda intergalattica dei Klingon per aver composto questa sigla apposta per il podcast. Allora, cominciamo con la mestizia. Cambiato musica, un po' di mestizia. Mestizia per modo di dire, nel senso che in questa puntata voglio parlare dei risultati organici. Cosa sono i risultati organici? Innanzitutto bisogna dividere i risultati organici da quelli a pagamento, ovvero quando noi facciamo una sponsorizzata su una qualsiasi piattaforma, stiamo facendo ovviamente del marketing a pagamento e abbiamo dei risultati anche immediati, perché paghiamo, perché queste piattaforme funzionano a pagamento e sopravvivono grazie al pagamento. Facebook considera ognuno di noi, l'abbiamo già detto un sacco di volte, come dei prodotti. Cosa produce Facebook? Produce degli utenti che si autoschedano. Google produce dei risultati. Poi se ci autoschediamo anche su Google, ma questo è un altro... È un'altra storia. Comunque produce dei risultati di ricerche, soprattutto. Questi risultati possono essere organizzati tramite degli algoritmi, cioè io faccio vedere una cosa prima di un'altra o faccio vedere una cosa piuttosto che un'altra.
Nel caso del pagamento, questi risultati sono inficiati dal fatto che se pago io sto davanti agli altri oppure ho più visibilità, semplicemente. I risultati di ricerche non a pagamento o di visualizzazioni non a pagamento formano i risultati organici. Questa è la prima grande differenza. Quindi, organico è tutto ciò che non è a pagamento, praticamente. Perché magari ho fatto un post su quella piattaforma, è diventato virale, viene visto da tantissime persone, ma non ho pagato una lira. Succede di solito così, ad esempio, sulle grandi pagine di Facebook, sui canali Instagram o Twitter e compagnia bella. Su Google, invece, la ricerca organica è tutto ciò che non ha quel ann puntato vicino al risultato. E di solito i risultati a pagamento sono i primi tre su Google della lista, gli ultimi tre della lista, e poi a destra, a sinistra, a seconda di come stiamo guardando i risultati, se dallo smartphone, dal computer, da tablet e da altri dispositivi. Insomma, quello dipende molto. Quali sono quindi i vantaggi di avere una ricerca organica piuttosto che una ricerca sponsorizzata? Beh, diciamo subito che la ricerca sponsorizzata è per sua natura un bypassare tutte le regole di un algoritmo. Che io pago, voglio stare davanti agli altri. Questo fa sì che io posso sponsorizzare anche delle cose che sono fatte peggio di quelli che mi stanno davanti o hanno più visibilità. È giusto o sbagliato? È il mercato, questo non sto qua a sindacare. Sto a sindacare il fatto che tante volte l'utente, l'esperienza utente, ci dice che non clicca sui risultati quando capisce che sono a pagamento. Ci sono delle statistiche apposta, adesso non vi annoio con i numeri, però ci sono delle statistiche che dicono: io vedo, ricerco automobili su Google, i primi tre risultati saranno magari sponsorizzate, io clicco sul quarto. Perché? Perché so che è il sito che ha fatto meglio un lavoro, quello che si chiama SEO, cioè l'organizzazione tutta la disciplina che regolamenta l'ordine dei risultati su un motore di ricerca. E stessa cosa su Facebook: quando noi vediamo un post a pagamento, vediamo che c'è scritto sponsorizzata, magari non ci fidiamo, non ci clicchiamo sopra. Detto che i risultati anche di quando facciamo una sponsorizzata, sia su qualsiasi piattaforma, se non voglio fare nomi, però molte volte sono pompati perché cercano ovviamente di dire: guarda, l'ho fatto vedere a tot milioni di persone e rifanno un'altra perché ci arrivi. Detto che, secondo me, questo lo dico sempre anche sia in corso che ai clienti, secondo me l'unico parametro disponibile e misurabile è che se ho fatto un percorso di sponsorizzata e l'ho fatto con diversi parametri, cioè magari ho fatto secondo me non è lavorare su un posto solo tiro fuori un profitto soltanto lavorando o solo su Facebook o solo su Google o solo sul mio sito internet. Secondo me è una somma di tutte queste cose, non può essere uno solo. Certo che se devo fare sponsorizzare la fiera della Salamella, no? Probabilmente mi basta fare un evento sponsorizzato su Facebook, perché è una cosa spot, eccetera, quindi ci può stare. Però poi magari avrò bisogno del sito per nella fiera della Salamella, ci sono tutti questi stand, uno l'altro, pubblicità, i vari produttori, eccetera. Quindi ho bisogno comunque di una landing page, cioè una pagina di atterraggio o un sito internet
con le definizioni più significative, ovvero dove, chi, cosa, quando espone o produce. Quindi questo è un altro discorso. E poi, ovviamente, diciamo che facendo queste sponsorizzate al volo si hanno anche magari dei buoni risultati, perché un conto è andare a cercare gli eventi, in questo caso, visto che abbiamo fatto l'esempio degli eventi su Google, un conto è su Facebook, su altre piattaforme. Ricordatevi sempre che la differenza tra un motore di ricerca e un social è che se io sponsorizzo, comunque faccio delle azioni, ad esempio su motore di ricerca, è l'utente che cerca quella cosa lì in particolare. Quindi l'utente mi ricerca, io devo uscire fuori per delle parole chiave di ricerca. Sui social sono io che cerco di entrare in casa della gente a proporgli: guarda che c'è la fiera della salamella, vieni perché è una figata, c'è tizio, caio, sempronio. Poi la fiera della salamella, io sono pure vegetariano, non ci andrei comunque. Detto questo, l'unico parametro, secondo me, inconfutabile è che se faccio una serie di azioni e quante persone in più entrano dalla mia porta, del mio esercizio, del mio locale, della mia fiera, di quello che è, della mia azienda, quante persone entrano più nella mia porta, entrano rispetto a prima di fare tutta una serie di azioni. È l'unico parametro, altrimenti facciamo dei giornali online. Altrimenti facciamo qualcosa di divulgazione, di autorevolezza, che può anche servire, eh? Non sto dicendo, perché magari dobbiamo prima far conoscere il brand. Non sto dicendo che non è giusto avere tante visualizzazioni, i famosi mi piace. Però i mi piace devono essere persone consapevoli che poi possono diventare miei clienti, oppure se decido del brand, far conoscere che esiste quel brand che poi viene riconosciuto in giro. Per esempio, o dare come al solito dei servizi, come dico sempre, quando faccio un sito, la prima cosa che penso, il sito ormai sono quasi tutti uguali, la prima cosa che penso per distinguersi dagli altri è che quel sito lì debba dare dei servizi. I risultati, questa è tutta una roba a pagamento, diciamo. I risultati organici invece è tutta una serie di operazioni per cui io non pago la piattaforma, il motore di ricerca, quello che volete, per essere davanti agli altri, ma l'algoritmo mi riconosce come una cosa utile. Per esempio, l'altro giorno ho pubblicato un post di un servizio, anzi, facevo una domanda su LinkedIn, è diventato virale quella roba lì, non l'ho sponsorizzata, ho fatto una domanda, ho provocato un po' su LinkedIn, è diventata virale. Perché? Perché è entrata nella testa della gente, se provochi un po', sempre entri nella testa della gente. Non dico che bisogna provocare ovunque, però per essere primi, oppure davanti, ben posizionati, la ricerca organica e i risultati organici, diciamo, sono la prima cosa su cui lavorare. Certo, è una cosa lunga da fare. Io per essere primo con le parole chiave consulente informatico freelance, per esempio su Google ci ho messo la bellezza di 4 anni. I primi tempi non esisteva il mio sito, ok? Adesso viene fuori primo. Ora voglio rimodificare tutti. Magari mentre ascoltate questo andate a cercare consulente informatico freelance e c'è un tizio di Salerno, magari primo. Però vi assicuro, a ottobre 2018 sono ancora primo. Perché pubblico un sacco di roba, perché utilizzo anche altri motori di ricerca, ci sono tante, perché ho un server buono su cui è posizionato, insomma, il codice è scritto in una certa maniera, le parole chiave utilizzate sono quelle che volevo io, insomma, ci sono tanti motivi. Per cui è un lavoro lungo, un lavoro che tante volte si propone al cliente. Ma non è difficile che il cliente accetti, perché molte volte vai da un cliente e dico: il cliente mi fa sì, però io mi hai fatto il sito, ma l'hai finito un mese fa e non è ancora primo su Google. E magari fosse primo su Google tutte le cose che faccio, a quest'ora non stavo facendo probabilmente il sito a te.
Perché sarei un mago, farei il sito a un'azienda 3 volte più grande. No, ci vuole tempo, bisogna trovare le parole chiave, studiare il mercato di riferimento. Magari non è che se io sono una concessionaria devo essere primo come automobile, sarebbe un sogno. Ma magari se cerco automobili, vendita automobili, sono primo nella zona in cui l'utente sta ricercando, e quindi utilizzi altri parametri, usi My Business, usi Google Maps, insomma, usi altre cose, fai dei post su Facebook riferiti alla zona, usi anche la sponsorizzata, per carità. Guardate che comunque la sponsorizzata non va mai a inficiare più di tanto i risultati organici, anzi quasi niente. Quindi sul breve periodo, sull'immediato va bene, sul lungo periodo sempre risultati organici. Insomma, spero di essere riusciti a farvi capire che i risultati organici, quindi tutto ciò che non è a pagamento, è un lavoro lungo, faticoso, che non è detto che serva una persona esterna in azienda per farlo, basta avere qualche base e studiarselo. Nella mente di Fabio. Sì, poi se venite da me io sono contento, però questa roba magari non la dico nel podcast. E quindi quello che penso è proprio lavorare sull'organicità e non lavorare soprattutto su una sola piattaforma, perché nel momento che lavoriamo su una sola piattaforma, che sia solo Facebook, che sia solo Google, che sia solo il sito internet, ci manca qualcosa. È tutto l'insieme e soprattutto è importante lavorare su cose nostre, a casa nostra, crearci la nostra casa, che è ovviamente il nostro dominio, il nostro sito internet, perché lì non ci cambieranno le regole, perché se cambiano le regole dell'algoritmo, in qualche modo ci può cadere anche la terra, si può franare la terra sotto i piedi, e quindi è un problema. Dopo avervi dato tutte queste belle notizie, adesso cambio anche musica, rimetto lo swing iniziale. Vi saluto, questa è la puntatona lunga spiegone, che però voglio fare quasi sempre di lunedì. Ho grandi idee per le altre puntate. Puntate, ditemi anche nei commenti se vi possono interessare delle classiche guide per principianti, che secondo me possono essere utili per dire, io non so come funziona Instagram, c'è questa puntata sui principianti che ti insegna le basi senza andare troppo nello specifico di Instagram, me lo sento, me lo ascolto. Fatemi sapere se questa puntata vi è piaciuta, seguitemi su tutti i canali, ricordate il canale principale dove trovarmi è wearethenet.it, ne sto preparando uno più facile perché continuano a dirmi che scrivere wearethenet è difficile, la gente pensa forse oui, come in francese, non lo so, ci sarà un canale molto più semplice tra qualche giorno. Dove andare, dove ci sarà tutto quanto. Vi ringrazio per avermi ascoltato e vi saluto calorosamente.